L'importanza della stabilizzazione della matrice organica. Come potete notare, questa è una matrice organica che sta ancora in piena fase di trasformazione. Qui si nota il melograno, poi passa in quest'altra vasca dove sta continuando leggermente a perdere liquidi. Poi arriva qui, che viene affinata, e troviamo pezzi molto più piccoli, qualcuno sfuggito per esempio. Poi passa in quest'altra fase. E alla fine diventa la matrice stabilizzata. Eccola qua. Notate che sta crescendo anche un po' qualche filo d'erba. Questo è dovuto al fatto che siamo in una zona molto ventosa. Ci sono delle piante al limite della struttura, quindi qualche seme arriva. Comunque questo è buon segno. Vuol dire che la matrice è pronta per essere data in alimentazione ai lombrichi, perché se voi notate su questa e su questa non nasce assolutamente nulla. Buon humus a tutti.